Sì, io riprendo la parola perché volevo dire che la Regione Marche mette a disposizione il sistema informativo che ha sviluppato in questi anni. Prima parlava Sbordoni di necessità di avere dati georiferiti e cronoriferiti. Noi abbiamo realizzato questo sistema informativo che è un web service perfettamente interoperabile e su questo lavoro, peraltro, Biondi ieri ha presentato il lavoro sugli habitat perché parte da informazioni raccolte fin da 10 anni fa. Sono informazioni sia di tipo vegetazionale, quindi sono poligoni che descrivono la fitosociologia, e sopra c'è un reticolo che abbiamo realizzato di 1 km per 1 km. È un reticolo che purtroppo non colloquia molto con gli altri, ma oggi, questi giorni, abbiamo sentito che sono diverse griglie, quindi evidentemente quando il dato è puntuale, no, con le coordinate sarà comunque possibile di esportare. Peraltro, ecco, diceva adesso l'importanza di fare reti ecologiche. Su questo sito biodiversità è stata anche basata la rete ecologica regionale delle Marche, che non è la rete fatta solo con i SIC e con i ZPS, ma una rete coprente, cioè tutto il territorio ha un valore di rete, chiaramente a diversi livelli. Questo ha permesso di colloquiare anche con l'assessorato all'agricoltura, che in questo momento siamo parte attiva, cioè ambiente e agricoltura è diventato un unico assessorato e è diventato anche un unico servizio. Quindi, come risorse, speriamo di poter, ci stiamo lavorando insieme per il PSR, di poter introdurre elementi riferiti al regolamento 1305, ma che superano il limite di Natura 2000, proprio perché la rete ecologica, che ha una sua legge, è stata normata con una legge nel 2013 e quindi a tutti gli effetti può fornire elementi anche per quelle HVN, quelle aree di alto naturalistico che escono anche da Natura 2000. Peraltro abbiamo anche noi predisposto un PAF che lo stiamo valutando, l'abbiamo sottoposto anche al Ministero e stiamo raccogliendo le osservazioni. L'ultima cosa, l'importanza, si parlava del rapporto con le società scientifiche, no? Perché evidentemente se lavorano a livello di ministero dovrebbero anche lavorare poi localmente. Torno a ripetere quello che dicevo prima, abbiamo un tavolo della strategia, c'è un osservatorio nazionale, abbiamo osservatori regionali in gran parte delle regioni, si potrebbe fare una convenzione tra comitati scientifici dell'osservatorio nazionale con quelli regionali per avere in qualche modo un coordinamento, una certa omogeneità nelle cose da portare avanti, cioè si fissa un programma, gli osservatori regionali hanno in qualche modo una linea di indirizzo, altrimenti ogni anno ci troviamo con pochissime risorse e magari con il rischio di fare lavori locali che poi hanno difficoltà a rapportarsi a livello globale. Grazie. Grazie mille. Io credo che quest'ultimo punto che hai trattato è un po' un punto essenziale e anche, diciamo, di sintesi di tanti punti emersi, cioè occorre un maggior dialogo tra mondo della ricerca, mondo tecnico, regioni e istituti nazionali, organi centrali. Credo che i tavoli ci siano, insomma, ISPRA è parte di questi tavoli e credo che noi siamo pronti a fare di più. Occorre vedere un po' insieme qual è un possibile percorso per dialogare meglio e di più. Io ho trovato la massima collaborazione dal mondo delle società scientifiche, oltre che dall'altro lato dalle regioni. C'è un clima, credo, collaborativo e positivo che va sfruttato meglio e noi siamo pronti a fare meglio di quanto abbiamo fatto finora, in questa direzione.